reso schiave masse crescenti di giovani. Le strade non sono più frequentabili perché ormai dominio incontrastato di vere e proprie organizzazioni di guerriglia urbana. Nelle città l'aria è irrespirabile. Lo smog ha creato una cortina che non consente di vedere. Oltre è foschia, incertezza, angoscia. Nel 2020 si vive così. Thank you.
We'll be right back.
insieme deciso un nuovo ordine. Una sola corporazione. Accade l'imprevedibile. La più curiosa tra le abitanti di Giorgiana decide di entrare nel campo. È bellissima, i suoi occhi sono trasparenti, profondi, espressivi. Guardare quegli sconosciuti per la prima volta in vita sua l'affascina particolarmente. Il suo pianeta era il pianeta in cui non esisteva l'emozione. La sua terra una terra in cui prevaleva la serenità virtuale. Una lunga linea retta senza fibrillazioni.
la nostra punizione. No, no, devo dirlo subito ai ragazzi. Marzio, Fabio, Pillo, sveglia! Che ti ha portato? Io sto dormendo, io non voglio dormire, tranquillo. Fabio, che ci devi dire, Fabio? Non so se vi interessa, ma questo pianeta è pieno di donne! Donne, donne! Donne! Yahoo! Ma che c'hanno le antenne? Che c'hanno? Antenne, con le cose lunghe, il maschiale, con le là, eh! Ma quale antenne? Scommetto che sono più belle del nostro. E la tua è sicuro. Io la voglio rossa. Io la voglio nera. Scrigge di emozioni sparse dentro me, ma l'incanto dove? Corro come il vento, corro verso te, ma l'incanto cos'è? Come un aquilone tra due nuvole, prendo il sole che c'è. Soffia tra gli alberi, soffia su noi e non so chi sei. Senza esitazioni, il vento ormai lo sa che non si fermerà, che non si fermerà. Cerca tra gli sguardi quell'incanto sa calmare due anime, ti cercherò ovunque sei. Vita, dimmi chi è lei, è troppo tempo fa, preda dei sogni miei. Di ogni porto, dove attaccare questa nave che si chiama amore, senza scappare un'altra volta per dimenticare, poi sognare, sperare, sognare, morire, affollando la mia mente di ricordi e parole. Sono stanco di vagare, voglio riposare, senza fare disfare le valigie del cuore. Occhi di speranza, disperati in me, sento il vento più fragile, troppo fragile, forse sto crollando. Se non ci sei, canto è solo un'immagine, ma non so stare senza noi. Vita, dimmi chi è lei, è troppo tempo fa, torna tra i giorni. Oh,
senza scappare un'altra volta per dimenticare, poi sognare, sperare, sognare e morire, affollando la mia mente di ricordi e parole. Sono stanco di vagare, voglio riposare, senza fare disfare le valigie del cuore. Tornata dalle ragazze, insegna loro quello che ha imparato e si scatena. Il ritmo musicale le prende sempre più fino a stravolgere letteralmente le abitudini. Stasera non ho più spazio dentro di me, potenzia ma aspetto, lo sento che c'è dentro. Allora vivo ballando questo ritmo che c'è, andando a tempo senza tormento, e vado fuori come un martello quando la musica va, e questo cuore che marcia il bello che placa mi perdita. Vivendo in un castello, alzo il volume, sarà azzurro il mondo che sta affondando nel buio profondo, ma poi se io canto la vita vivrà. La vita piena non finisce mai, dipende solo da te, da te. Qualcuno ti ascolti anche te. Ora da questo inferno, dal malumore che c'è, sfiorando il vento che soffia dentro. Siamo una vita in tondo, su mi vedrai. Sai il mare contro, contro vai, pozzi dai che mai. Stanno già cercando il mondo, con una voce che va, un controcanto che saprà fare ad un pianto, volendo qui al centro la vita che c'è. La risposta che i soldi qui non chiede mai, non devi mai scusarti per quel che vuoi. L'amore è solo un gioco che non puoi comprare, se sono più un motivo c'è chi puoi fidare. Tutto quel che dentro qui non serve a niente, nessuno conterebbe del tuo mondo a parte. Cattivi di vedere con firme e potere, porta salva sempre prima il tuo sedere. Thank you.
quello dell'incontro. In un silenzio irreale, le ragazze entrano nel campo. L'emozione è evidente, quasi fisica. Scende il buio ed è festa. Wow! Quanta miseria, oh! Ma sono tantissime. E sono tutte bellissime. Antiche. Ma non c'hanno antenne? Ma quante ne abito ancora? Sono tutte... tutte, puoi dire, buone. Delicato, eh? Bella la nostra commissione. Io non me ne vado più via da qui. Guardate la rossa. Io voglio quella. Quella, quella. Quella col vestito blu. È uno schianto. Io voglio quella nera. Io le voglio tutte. Io voglio Billo. Ancora. Ma sono come noi. Quasi come noi. Io sento, sento qualcosa di diverso che guardando voi non sento. È amore. Amore? Eh sì, lo chiamano così, è amore. E allora, viva l'amore. Ehi ragazzi, io mi avvicino. E se poi ti bruci una palla dorata? Magari. Io corro il rischio. Andiamo su. Scusate, scusate, ma siete ancora in tempo. Che ne so, io magari potrei... Arrivate. Eccoli, eccoli, si stanno avvicinando. E adesso, cosa facciamo? Ma niente, fatevi trasportare dal cuore. Cuore? Eh sì, lo chiamano così. Quello che batte dentro di noi. Lo sentite? Lo sentite? E allora lasciatevi andare. Ma tu dove hai imparato tutte queste cose? È stato lui. Prego, signorina. Prego, signorina. Prego, Billo. Acido. Prego, signorina. Vuol cantare con me? Dentro agli occhi, no, qui non ci sono trucchi, siamo noi. Perché sento tutto un nuovo mondo. Le emozioni sparse dentro sono più di cielo. Il cuore batte, batte, batte dentro il petto. Esplode dentro l'anima, esce fuori di gelo. Allora balla insieme a me e nasce un nuovo mondo. Allora balla insieme a me e cresce dentro il canto. E senti il suono. E batte il suono. E tra le mani c'è il cielo. E batte il suono. E senti il suono. E non sarai più da solo. Speranza, c'è la scopo di innocenza e tutto quello che sento, tutto un nuovo mondo. Le emozioni passe dentro sono più di cento. Il cuore batte, batte, batte dentro il petto. Esplode dentro l'anima, esce fuori di gente. E allora balla insieme a me e nasce un nuovo mondo. E allora balla insieme a me e cresce dentro il canto. E sente il suono. E batte il suono. Tra le mani c'è il cielo. E batte il suono. Sente il suono. E non sarà più da soli. Yeah.
batte dentro il petto. Il cuore batte, batte, batte dentro al petto. Love you.
forza del mio cuore, scandirti il suo respiro, renderti consapevole dell'eternità che gli hai donato attraverso il tuo sorriso. Io ti amo. Io vorrei essere la piccola ruga che ti solca il viso per non abbandonarti mai. Non ho più radici, le uniche sono intrecciate a te. Sono straticata dal mio mondo ormai. Se non sarai tu a guidarmi, io mi perderò, perderò per sempre. E per sempre cercherò nei tuoi occhi una luce che mi riconduca a casa. Non so come tutto questo si possa definire, ma se tu dici ti amo, io dico ti amo. Thank you.
sono felice. Insieme comprati da un amico di giorno, non sanno immaginare che tanto incanto dovrà spezzarsi. La casualità che ha determinato il momento irripetibile sta per esaurire il suo corso. Dovranno lasciarsi. Devono dirsi addio. Ricorderanno questo posto come la valle della felicità. Sanno che si tratta di un destino inevitabile che comunque dovrà compiersi, e per quanto si siano ripromessi di salutarsi attraverso l'euforia, non riescono a fingere. Si incontrano un'ultima volta. Era proprio così quando mi incontrai. Dai tuoi occhi poi l'indulgenza che ti mette nei guai.
Passato così vivo da essere presente, ed un presente proiettato in un futuro che ha le sfumature di una lucciola. Di notte, da allora, quella lucciola accenderà la speranza di ritrovarsi ancora. Yeah.
fortunati, dedichiamo una canzone, fissando nel cielo quell'emozione. Noi si consenso della nostra identità, torniamo in quel pianeta che lentamente ubriaca la realtà.
Non so che si dice in queste occasioni, però vorrei sentire se vi è piaciuto. Sì. Sandro, dov'è Sandro? Fabio, Raffaella. Allora, io purtroppo, devo ringraziare delle persone, scusate purtroppo, devo ringraziare delle persone che sono state fondamentali per l'uscita di questo spettacolo. Allora, comincio subito da quello che voi non vedete, ma sicuramente è l'anima di questo spettacolo che avete visto, che è quella cabina che sta lì sopra. Grazie Luciano! Pensate che Luciano non ha neanche mangiato. Voglio ringraziare in modo particolare Marcello Sindici. Grazie Marcello. Allora, mi sembra, devo salutare innanzitutto gli sponsor, ringraziarli per la contribuzione che hanno dato loro per l'uscita di questo spettacolo. E poi io voglio ringraziare, per quanto riguarda le musiche, Fabio Gervasini, vieni. Guardate, io, se voi avete una mezza giornata di tempo, vi racconto quello che è successo prima di questo spettacolo, non ce l'avete. Allora vi dico solamente che Fabio, insieme ad altre persone, lo dico però per fare questo spettacolo veramente penso che non dormiamo da chissà quanto tempo. Diteci voi se ci è riuscito bene, perché io non lo so. Allora, devo ringraziare, innanzitutto lo faccio pubblicamente adesso perché ieri non l'ho potuto fare, le ragazze che sono state dietro con noi per l'assistenza alle bambine ieri, adesso mi sfuggono, Valentina, Stefania, e poi voglio ringraziare la fiducia che dà anche la palestra a me per realizzare questi spettacoli, e poi io sinceramente devo ringraziare Francesco Perone. Vieni Francesco. Tutte le diapositive che avete visto in collaborazione con, lo leggerete sicuramente nello sponsor, con la signora Sambuco, sono state realizzate da questo ragazzo e secondo me vale un applauso allucinante. Poi io voglio ringraziare Mirko e Andrea che sono stati due nostri collaboratori. Lui era lo spacciatore e lui era il partner. Nel finale vorrei ringraziare innanzitutto, l'avete sicuramente riconosciuta, la voce di Massimo e la voce fuori campo. Grazie Massimo. Dove stai? Vorrei ringraziare Mauro De Silvestri, non lo vedo. Mauro, vabbè, con Mauro dove sei? Eccolo! Mauro e poi Da Nicola. Voglio ringraziare tutti. L'unica cosa che voglio dire è questo, è l'ultimo, lo lascio per ultimo. Loro, grazie ragazzi, siete stati medici. A Fabio! Medici ragazzi, grazie. Sandro. Io vorrei un attimino Roberto, sì. Non andate via, vi prego. L'unico, vi chiedo. Grazie. Scusate, io vorrei aspettate un attimino che c'è Roberto. Innanzitutto voglio ringraziare anche, signori scusate, la Golden Power, l'altra scuola che ci ha aiutato a riuscire questo spettacolo. Grazie! Marzio l'assistente, dove sei Marzio? Sì, adesso sali. Roberto diceva, no, non so più che dire, aiutami. Scusate, l'ho vista adesso, scusate, l'ultimo fuori dal microfono, Roberto Ussaro, eccola là, Alberto e tutto il resto, ciao Alberto. Io credo che bisogna ringraziare, da parte nostra, non ci abbiamo pensato, un ringraziamento a tutti i genitori, perché hanno dimostrato una pazienza particolare nel consentirvi di usare il sabato, la domenica, le serate fino a tardi. Credo che loro abbiano compreso l'importanza che questa esperienza aveva per voi e vi hanno assecondati. Per questo un applauso da parte nostra a loro.
abbiamo bisogno, poi vorremmo ringraziare alcune persone. Massimo ci ha già pensato Fabio, però io vorrei dire qualcosa di più. Lui non si è un professionista incredibile, che ha poi un atteggiamento, come dire, particolarmente una modestia ed una capacità che ci ha colpito. Lui ci ha aiutato, ci ha spronato, ci ha consigliato, e per amicizia nei confronti di Fabio ha addirittura accettato di fare questa cosa, ed è stato uno stimolo per tutti noi. Noi gli vogliamo bene, grazie Fabio, grazie Massimo, grazie a te. Loro, senza di loro lo spettacolo non sarebbe mai stato possibile. Hanno avuto una passione, un entusiasmo che io non sono in grado di commentare, quindi grazie a tutti i ragazzi. A Raffaella, che ha una splendida voce, speriamo che abbia il successo che merita. Questa targa è per riconoscere gratitudine, semplicemente. Fabio Gervasini, dov'è? Fabio ha fatto, grazie. Io non so se si è compreso lo sforzo che ha compiuto questo ragazzo ha un talento che sicuramente verrà fuori. Lui ha la capacità, una sensibilità musicale particolare che gli consente in un attimo, o in poco tempo comunque, di legare qualsiasi testo, io ne so qualcosa, qualsiasi testo alla musica più adatta. Ci siamo conosciuti, io lo stimo in modo immenso, tutti noi lo stimiamo in modo immenso, speriamo di vederlo presto, perché mi sembra che ci sia una prospettiva positiva a Sanremo nella prossima edizione. Sa. Alessandro, vieni. Lo so, noi siamo la New Funky School. Noi siamo la New Funky School e tu rappresenti la Golden Power. Però Alessandro, tra cuore di Alessandro, credo non occorra, non abbia bisogno di commenti. Lui è bravo in modo eccezionale. Questo vuole dimostrare, questa larga che gli facciamo, semplicemente che siamo felici di aver lavorato con lui. Grazie. E poi scusate, un ultimo ringraziamento, questo me lo dovete consentire perché è Fabio che conosco meglio degli altri, più di ogni altro, perché ci lavoro tutti i giorni. Fabio Giorgi, lo tenete per favore. Se questo spettacolo che rappresenta il termine di un percorso iniziato casualmente qualche mese fa, verso Natale, ha avuto il risultato che ha, che noi riteniamo un buon risultato, perché forse non si capisce, ma è tutto originale in questo spettacolo, le coreografie, le musiche, la regia, i testi, la storia, quindi che per noi rappresenta qualcosa di particolare, noi siamo contenti. Questo lo si deve in gran parte a questo signore. Io di lui voglio dire, di Fabio voglio dire in due parole, che io ritengo sia...